Le temperature gradevoli a cavallo di Ferragosto saranno presto un lontano ricordo. A partire da domenica 18 agosto sull'Italia arriverà un robusto anticiclone delle Azzorre che, secondo gli esperti di ilmeteo.it, coprirà tutta la penisola portando sole e caldo moderato, localmente intenso. Qualche velatura solo sulle regioni settentrionali e centrali in particolare, è atteso qualche piovasco a breve temporale tra Valle d'Aosta e Val d'Ossola. Sereno e temperature in rialzo nel resto del paese, specie al sud nelle isole dove la colonnina del Mercurio, salvo qualche rara eccezione, sarà ovunque sopra i 30 gradi. La città più calda sarà Bologna con 34 gradi, la più fresca Genova 27, mentre si potranno sfiorare i 36 gradi nelle zone interne della Sardegna e in attesa di un ulteriore riscaldamento. Infatti, da lunedì 19 i termometri saliranno ancora, toccando punte di tutto rispetto in Sardegna, Sicilia e nelle regioni centro-tirreniche. Tuttavia, la fase più acuta del caldo sarà tra martedì 20 e giovedì 22, quando centro, sud e isole saranno interessate da un caldo particolarmente intenso. Previste punte di 40 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia e 38 gradi nelle aree interne del centro, soprattutto in Toscana e Umbria. Clima più mite a nord grazie alle fresche correnti provenienti dall'Atlantico che potrebbero causare qualche temporale nella zona dei laghi lombardi, poi il Trentino e l'Alto Bellunese. Il contesto generale, cielo sereno e caldo afoso, dovrebbero protrarsi fino a giovedì 22, quando è annunciato un netto cambiamento. L'alta pressione, a partire dal nord, dovrebbe lasciare il posto a una perturbazione non solo nelle regioni alpine, ma anche sulla pianura padana, dove non si escludono grandinate, mentre al centro-sud continuerà il caldo con temperature sopra la media. Grazie per avermi ascoltato, arrivederci.